dolce come un sole caldo e adesso brucerò per te. Negro será pintura per fiero y dibujar en color que tú siento. Complicaciones sí, abierimiento no, yo te quiero decir. Prima onda que te segue, con una puerta que se chiude, ma la cosa più importante es que adesso sono qua. Vivo nel presente, viaggio con la mente que me trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò. Toccare le spalme, astero del mio alma, volero che immaginazione. Vivo nel presente, mirando para la frente, libre di preoccupazione. Libre di preoccupazione. Libre de tu corazón, libre de tu corazón, que digo que era para de ser mi mujer. Vivo en el presente, viajo con la mente que me trascina verso te. Tú sei el mio tormento, sei come el sole caldo. Libre de preocupación. Libre de preocupación. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Libre de preocupación, yeah. Cristiana. Grazie Martina. Grazie a te. Grazie, grazie infinite. Grazie a tutti. Libre, libre de preocupación non sarà la mia giuria in questo momento, che ha già consegnato le cartelline e tra pochissimo avremo il nome, i nomi dei vincitori. Allora, io direi innanzitutto di andare con la consegna del premio social. Vorrei qui con me Valentina Marconi. Un applauso a Valentina. Buonasera di nuovo. Buonasera Vale, buonasera, bentornata. Buonasera. Ben ritrovata. Grazie, anche. Grazie. E volevo ringraziare tutti quelli, la mia nonna non ha fatto un tempo a leggere, c'era veramente un sacco di messaggi stasera, diciamo che ha letto solamente i messaggi in posta perché il mio Beppe, cioè il suo Beppe ho sbagliato. Facciamo un applauso a Valentina Marconi! Perché il suo Beppe gli ha insegnato un post e basta, in realtà c'era veramente tantissimi commenti, quindi insomma ringraziamo grazie tutti quelli che ci hanno scritto, che sono stati con noi, che hanno cliccato like alla pagina, assolutamente, che ci hanno seguito. Quindi andrei proprio al dunque. Certo, certo. E, allora, il premio del social della finale di Talenti alla ribalta se lo aggiudicano, loro sono un po' come una cassaforte, quindi ci vuole un codice per aprire la cassaforte. Codice! Complimenti! Hanno avuto tantissimi like, e però ecco, diciamo che insomma se la sono giocata bene. Con il gruppo Voci, scommetto, brava, esatto, se la sono giocata. I gruppi sono un po' avvantaggiati, sì, esatto, in, questo, esatto, in questo premio, però questo è. Bravissime, complimenti ancora. Complimenti ragazzi, tornate pure nella vostra tribunetta. Allora, colgo l'occasione per salutare tutti. Per ecco, io volevo ringraziare te per essere stata con te, noi, con i tuoi piacere, personaggi, con le tue gag. Spero per di 10 fatto puntate stare bene. Ma assolutamente. La mia nonna ora la infilo nell'armadio fino al prossimo anno. E niente, ancora grazie a tutti e veramente a presto. Grazie Valentina! Sono curiosa di sapere chi ha vinto! Allora, io vorrei, prima di andare ai voti, vorrei qualche parola della mia giuria partendo da Maurizio Bozzi. Esattamente, sì, Maurizio. È stato piacevole, io ho avuto il piacere di ritornare in questa manifestazione dove l'anno scorso mancai quasi completamente, quest'anno sono venuto nelle ultime tre serate, e quindi è sempre piacevole vedere questi giovani che studiano, questi ragazzi che hanno tante energie e anche tante speranze e anche tante doti, perché secondo me se loro le sviluppano sono tutti molto bravi, è solo questione di perseveranza, di
di voglia di sacrificio, di abnegazione. Non è che le cose, qualsiasi cosa non viene facilmente, ecco, ci vuole tanto tempo e tanta maturazione. Quindi sono tutti bravi, quando arrivano a un finale così sono tutti bravi, insomma, ovviamente. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Signora Paola Butari, la nostra giurata speciale di stasera. Anch'io stasera sono molto sorpresa nel vedere la passione e la bravura di tutti questi ragazzi giovani che veramente dedicano gran parte della loro vita all'arte, e quindi faccio tanti auguri perché il futuro se lo meritano anche di arrivare avanti e di avere anche del successo. Grazie Paola Butali. La signora Vera Butali. La stessa cosa potrei dire io, perché mi hanno meravigliato tutti. Sono ragazzi che devono aver durato fatica per arrivare a essere snoccolati in questo modo. Specialmente l'ultimo ragazzo, guardi, mi ha meravigliato molto, perché una volta la ginnastica artistica, come la, ai miei tempi era diversa, ora è proprio cambiato tutto. E è bello perché si rinnova, eccetera. Quindi bravi, veramente bravi, guarda. Grazie mille. Luca Caneschi. Luca. Devo dire che rispetto, io oramai come giudice delle finali ho anche una certa esperienza in questi anni, ho notato un grande equilibrio nella finale di questa sera. Negli anni precedenti forse c'era già, diciamo, tra virgolette, un vincitore, non dico designato, ma lo si capiva. Stasera invece sono anch'io curioso di vedere come è andata a finire, e direi anche una grande volontà nella giuria, anche questo non è scontato, di confrontarsi. Ovviamente ognuno porta la sua specificità, il suo sapere tecnico, tranne me che non porto niente, ma insomma, comunque è stato molto piacevole anche questo, questa volontà di comunque arrivare ad una decisione comune. Grazie Luca Caneschi. Davide Righetti. Beh, io non posso che dire viva la musica, viva la danza, comunque va a braccetto con la musica. Mi fa molto piacere che tanti ragazzi giovani, giovanissimi, si dedicano a queste discipline. Coraggio ragazzi, avanti, fatelo prima con il piacere di farlo, e poi i risultati si verranno, sarà comunque bello lo stesso. Grazie David. Lavinia Scott. Allora, io volevo dire una cosa che è inerente più al programma che alla finale in sé, nel senso che poiché ho partecipato, e sì, sono passati un po' di anni, però non è che chissà quanto grande sono, chi sono, spero che portino dentro lo stesso ricordo bello, comunque vada, che ho io dell'esperienza che ho fatto qua. Quindi, grazie Lavinia. Rebecca Alfani. A me invece quello che piace sempre è questo bellissimo evento, questo convivio e questa allegria che tu Martina riesci a mettere e a trasmettere a tutti noi. Grazie. Grazie Rebecca. Io vorrei, dopo aver fatto parlare la mia giuria, qui la signora Paola Butali per la consegna del premio del migliore della puntata adesso, la quale farei un bel applauso. Che responsabilità, il migliore della serata chiaramente per me. Certo, a suo insindacabile giudizio, come dico sempre. Allora, devo dire che è difficile scegliere perché veramente sono stati bravi tutti, quindi dire uno sugli altri non me ne vogliano, ma è proprio difficile. Quindi sono andata un po' col cuore. Per me il migliore della 10ª puntata è Danzi Giacomo. Giacomo Danzi! Vieni qua, Giacomo! Complimenti! Guarda che occhi emozionati! Prendi pure il tuo attestato. Grazie. Ecco qua. Immagino tu sia contento, eh? Sì, guarda, i tuoi occhi parlano assolutamente di questo. Facciamo un altro bel applauso. E grazie alla signora Paola Butali, grazie. Allora, io vedo le mie talentine pronte. Prego ragazze, venite perché hanno la busta con i risultati. Grazie ragazze. Tenete pure questo. E il risultato è... pubblicità. Non ve lo diciamo, a tra poco.